Oggi userò questo sito che mi è stato consigliato, che si chiama Ufufu, dove si possono fare le sfide delle cose che ti piacciono di più, tipo i cocktail, la musica, le gnocche. È vero, te lo giuro, c'è la categoria. Soprattutto, sì, sì. Soprattutto c'è quella categoria. Ma siccome a me fa schifo alla fine, ho deciso di farlo coi manga, perché sapete che i manga invece mi piacciono. Ho cercato manga, ok, e ne sono usciti una marea di liste di sfide sui manga, ma ho scelto la prima, che è stata creata da Lorenzo von Mappero, in quanto fan di How I Met Your Mother. Voglio farlo. Faccio giocare, va bene? Vai. Turno di 64? Sì, sono tipo i gironi. Ah, vabbè, 64. Vai, inizio. Perché è un torneo. È un torneo, bellissimo. Sì. Ok, Beck contro Berserk. Beck non l'ho letto però. Berserk sì. Poche cose sono a livello di Berserk, ragazzi. Io penso che i primi 13 volumi di Berserk, ovvero tutta la saga della squadra dei falchi, siano delle cose più belle mai scritte in assoluto. Quindi voto Berserk. Prossima sfida, Attacco dei Giganti contro Kinnikuman. Ah. Beh, dai. Qui c'è la sfida. Poi, Kinnikuman sono gli exogini. Lo so. Exogini, i misteriosi alieni. Però l'attacco dei giganti, dai. Nonostante di là ci sia il wrestling. Tanto mi mette più in grande quello più votato, come a volerti convincere. Oh, Pluto e One Punch Man. Attenzione. Attenzione, i disegni di Murata e la storia di Kurokawa contro Urasawa e Tezuka. Perché tu sai che Pluto è ispirato, è l'ultima saga di Astro Boy di Osamu Tezuka. Cioè, insomma, è bellissimo. Pluto, non c'è paragone. Concordo. One Punch Man è comico. Pluto. Terza sfida, City Hunter contro Touch. Allora, a me non piace come disegna Adachi, proprio zero. Fa ste orecchie giganti, non mi è mai piaciuto. City Hunter. Concordo. Sono d'accordo. Astro Boy contro Vinland Saga. E tra l'altro guarda che sono della stessa dimensione, eh? Vuol dire che come voti sono pari. Vinland Saga è veramente bello. Porca miseria. Guardalo. È su Netflix. Cioè sono prima e seconda stagione. È bellissimo. Ricordi come si chiamava da noi Astro Boy? L'ho mezzo detto. Capitan Jet è un ragazzo robo. Con dei sentimenti umani proprio come noi. Nel 1971 era giusto? No, nei primi anni 80 quando è arrivato qua. L'Astro Boy è stato poi tratto Pluto, quindi c'è comunque la saga. Vabbè, poi cazzo, Astro Boy è un classico. Quello che però tu non conosci Vinland Saga, Paolo. No. Mi dispiace. Devi dire quello che ti piace di più, quello che rileggeresti domani. Oddio, Vinland Saga è pesante da leggere. Difficile, molto difficile. Vinland Saga. Io vado dove mi porta il cuore. Giusto. Minchia, 20th Century Boys e Real. Questo è difficile. Premetto, Real non l'ho letto, ho letto solo il primo numero. Però 20th Century Boys di Urasawa. Sai cosa è successo con 20th Century Boys? Quando sono arrivato agli ultimi volumi non riuscivo a smettere di leggere. Cioè lo sognavo la notte, io sono 20th Century Boys. Beh, allora la scelta. Vince 20th Century Boys. Fosse stato Slam Dunk si poteva discutere. Lì si poteva discutere. Ah, Mob Psycho 100 contro Evangelion. Allora, voto Mob Psycho 100 perché a me Evangelion non piace. Made in Abyss e dai, la grande avventura. Made in Abyss bisogna avere un pelo sullo stomaco infinito per poterlo guardare, leggerlo anche. Non devi avere la sensibilità umana. La grande avventura di dai, invece, è uno dei miei manga preferiti che ho completo a casa e non posso non votarlo. Lo amo alla follia. Mamma mia, che bello. Sempre sognato di doppiare Yunkel. Death Note e Demon Slayer. Ragazzi, qui non c'è paragone, me li metti grandi uguali, ma Demon Slayer è scritto da un bambino scemo, cioè. La storia di Demon Slayer è una p***a devastante. Salutiamo tutti i fan di Demon Slayer. No, ma allora, l'anime è una cosa, ma il manga non s'affronta, raga. Cioè, lo leggi e dici, ma questo l'ho visto due pagine fa. E invece no, è un altro personaggio. Un po' come Armin e Yelena, che leggi l'attacco dei giganti e dici, ma il cazzo è chi? Death Note, no, non c'è paragone. Ma come scherzo. Capitan Tsubasa e Vagabond. Io amo Capitan Tsubasa. Iniziai a leggere Vagabond in un periodo in cui avevo letto un tomo di 980 pagine sulla vita di Miyamoto Musashi. Eri in fotta totale. Fottissimo. Mica, mi sono letto 1000 pagine di tomo bestia così sulla vita di Miyamoto Musashi, mi leggo Vagabond. Era diverso il fumetto. Non hai idea del fastidio che mi ha dato. Però Capitan Tsubasa. Mamma mia, però Inoue come disegna, è troppo difficile. Segui il cuore. Però Vagabond non è mai finito, anzi l'ha sospeso, quindi Capitan Tsubasa. Kiseju e The Climber. Tutte e due hanno a che fare con le mani, perché uno c'ha il demone nella mano, l'altro è Climber, si arrampica. Però Kiseju. Non l'ho letto, l'ho visto con Ambra su Netflix. Attenzione. Qua si vede proprio Maurizio che viene meno.
Minchia, Akira, ragazzi, è un capolavoro. Però i valori che mi ha trasmesso Ken. E poi quello è il manga di Akira, non il film animato. È vero, è il manga. Ragazzi, Ken è Ken. Nonostante dopo l'Isola dei Demoni diventi una delle cose più stupide mai scritte. Finisce con l'Isola dei Demoni, diciamo. Per i giapponesi finisce con Raul. Loro non calcolano neanche quello. Infatti, giusto. Doraemon contro Hajime no Ippo. Doraemon, ti voglio bene. Ho anche doppiato i mini Doraemon, ma Hajime no Ippo. No, povero Doraemon. A me fa cagare Doraemon. Io amo. Allora, guarda cosa c'è qui. Alita e Lone Wolf and Cub. Però no, io avrei una scelta ben definita. Anch'io ce l'ho la scelta. Ma diciamo al mio 3? 1, 2, 3. Lone Wolf and Cub. Ma anche perché è una delle migliori opere della letteratura. È una delle cose più belle mai scritte. Ma poi è tutto ispirato a Lone Wolf and Cub. Mandalorian è ispirato a Lone Wolf and Cub. Di che stiamo parlando? E Alita ha preso più voti, incredibile. Sì. Ah, perché è uscito il film. Il film è bellissimo. Il film di Alita è stupendo. È uscito un meme di recente con tutti che dicono: ah, One Piece è il miglior live action mai fatto. E poi c'è Alita che dice: ma veramente? Banana Fish e Jojo. Ci potevi mettere quello che volevi. Cos'è Banana Fish? Ma come? Ashitano Joe e My Hero Academia. Che cosa stiamo a parlare? Allora, aspetta però. My Hero Academia ha una parte del mio cuore. Perché ho doppiato Mirio, che è un personaggio molto importante della serie. Ma per My Hero Academia non ho mai non dormito tre notti. Da adolescente col finale. Io non mi capacitavo da ragazzino quando ho finito Rocky Joe. Non mi capacitavo che finisse così. Non dico come finisce, perché sicuramente c'è qualcuno che non l'ha letto. Fatelo, ovviamente, Ashitano Joe. Che in Italia si chiama Rocky Joe. Doro Edoro e Ghost in the Shell. Allora, premetto che non ho letto Ghost in the Shell, ma ho letto tutto Doro Edoro. Ma Ghost in the Shell nasce come manga? Non lo so. Tu devi sapere che c'è questa cosa, no? Quando esiste un manga, molta gente non lo caga finché non esce l'anime. Siccome l'anime di Doro Edoro ha una stagione sola in cel shading ed è su Netflix, non è stato molto considerato. Mentre Chainsaw Man c'ha il mega anime e tutti lo considerano il capolavoro horror. Per me Doro Edoro è più bello di Chainsaw Man e lo voto. Che non era con Chainsaw Man, ma io l'altro non l'avevo letto. Ora, Tezuka, te voglio bene col cuore, ma qui c'è Dragon Ball, cioè veramente ora... Cos'era l'altro? La fenice del piccione, una cosa così. Golgo 13 e Quartieri Lontani. Allora, non ho letto nessuno dei due, però Golgo 13 mi fa simpatia. No, non li ho letti. Golgo 13 lo conosco per fama, ci mancherebbe altro. Black Jack e Detective Conan. Non c'è paragone, ragazzi. Black Jack, sempre Osamu Tezuka. Il medico, no? Sai che lui faceva tutti gli interventi. Naruto e GTO. Ma GTO tutta la vita, ragazzi. GTO tutta la vita. Anche se della saga di GTO io preferisco Shonan Jonai Gumi. Che è... prequel. No, non è il prequel, è GTO che è il sequel. In Italia è arrivato prima GTO, ma in realtà in Giappone GTO è uscito dopo. Ah. Nana e Oyasumi Pum Pum, che è Buonanotte Pum Pum. Io non ho letto nessuno dei due, ho solo visto l'anime di Nana. Vabbè, Nana. Che poi vuol dire? Sì. Full Metal Alchemist e Yu degli Spettri. Beh, qui è quando Togashi aveva voglia di finire i manga, invece di rispetto ad Hunter x Hunter. Però Full Metal Alchemist l'ho anche doppiato, cioè poi l'anime sono l'inviato. Hunter x Hunter e Devilman. Ora, fermi, Devilman è un capolavoro dell'horror, ma a parte che Hunter x Hunter non è finito e Togashi non lo finirà mai, l'ho appena detto e mi esce fuori, c'è una saga in Hunter x Hunter che mi ha devastato l'anima, soprattutto il finale. Come peso storico ti direi Devilman, no? Però Devilman a livello di storia in sé è molto semplice rispetto ad Hunter x Hunter. No, mi dispiace, ma Hunter x Hunter ha uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, che è Meruem, e non posso non votarlo. Gen di Hiroshima e Haikyuu. Allora, qui Ambra mi ucciderebbe. Che dovete sapere che a casa abbiamo un'edizione limitata di Gen di Hiroshima. Sono 3 volumi alti così e larghi così. Ed è un anno almeno che Ambra me li mette sul comodino. Leggiti Gen di Hiroshima. Haikyuu è un manga anime sulla pallavolo. Molto carino. L'anime è animato molto bene. Però sono due tipi di cose diverse. Nel senso, ha un certo peso storico Gen di Hiroshima, perché parla appunto della bomba atomica. Cioè, capito? Ma avessi messo un'altra roba di fianco, ma... Non l'ho letto io Gen di Hiroshima. Fallo per Ambra, dai. Lo faccio per Ambra, a parte che rischio il linciaggio probabilmente, perché insomma... Oh, One Piece e Ping Pong, certo! Tu mi metti One Piece vicino a Ping Pong. Non, per favore. Slam Dunk e Planets. Paolo. Non c'è neanche da discuterne. Stiamo calmi. Kingdom e Shaman King. Ah, Kingdom non l'ho letto, però Shaman King, allora, il manga io lo lessi la prima edizione, dove l'autore lo dovette interrompere e finire così, e finiva di merda. Poi l'ha rifatto e ha rifatto il finale, che però non ho letto, e avrei voluto farlo. Ci sono personaggi molto belli in Shaman King, tipo Amidamaru. Shaman King, dai.
ci ricordiamo tutti quanti la sigla cantata da Giorgio Vanni. Marco Masini. Marco Masini, non Giorgio Vanni. Che cazzo, davvero? Sì. Certo. Ma cantava come Giorgio Vanni. Ma no, Piero, che ti fumavi all'epoca? Sciamanti, sciamanti, il nuovo re degli sciamani. Ah, guarda cosa abbiamo qui, Manga Bomber e Nausicaa, la Valle del Vento. Ma Nausicaa, la Valle del Vento non nasce come film. Cioè, è tipo come se fossero gli storyboard. Allora, di Manga Bomber ne ho sentito parlare tantissimo. Manga Bomber è molto bello. Vedi, ecco da chi ne ho sentito parlare molto e bello. E Nausicaa, a me, per gusto personale, non mi ha fatto impazzire. Neanche a me il film ha fatto impazzire. Dai, voto Manga Bomber per fiducia, ragazzi, se non li ho letti. È la storia di un mangaka. Sì, 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 sapevo. Monster e Kenshin. Per me Urasawa vince sempre, Monster. Uzumaki e Yu-Gi-Oh! Guarda, voto Yu-Gi-Oh! Perché credo nel cuore delle carte. Bleach e Chainsaw Man. Allora, Chainsaw Man è stato talmente tanto pompato e hypato che quando l'ho letto tutto ho detto... Me? Cioè, dov'è questo mega capolavoro di cui tutti si infilano i dildi? Poi l'autore lo ha continuato, ha fatto una sorta di sequel che però non ho letto, quindi non posso giudicare. Bleach l'ho letto tutto, fino a un certo punto mi piace molto, poi diventa una puttana colossale. Tra i due però voto Bleach, sono più affezionato, forse lo leggevo da ragazzino. Dragon Ball e Mob Psycho 100. Prima ha vinto Mob Psycho, ma vince Dragon Ball, mi dispiace. Quindi siamo già al secondo turno. Sì. Cos'è? Dragon Quest, dai la grande avventura e Hunter Hunter. Io non sono come Dario Moccia, non ho la sua conoscenza, non ho il suo giudizio, non ho la sua visione più tecnica, eccetera, eccetera. Io vado molto di cuore. Non voglio dire che Dario è senza cuore, però lo è. Io vado molto di cuore, no? Dai, Dario, ti voglio bene. Ci sono delle cose di Hunter Hunter che mi hanno segnato tantissimo. Ma quando lessi l'avventura di Dai a 16 anni, 17 forse, fu un viaggio per me, perché no, non si può. Dai, la grande avventura. Attacco dei giganti e Yu-Gi-Oh! Mi spiace, non ho creduto abbastanza nel cuore delle carte. Rocky Joe e Slam Dunk. No! Ah, lo sapevo, Paolo. Però vabbè, segui il cuore. Allora, io seguo il cuore. Entrambi finiscono di merda. In maniera diversa. In maniera diversa. Ma tra i due finisce più di merda Slam Dunk, quindi vince Rocky Joe. Quanti tipi di gallette esistono al mondo? Di mais, di riso, di grano saraceno, ma saraceno oppure no? Ovviamente sono tutti naturalmente senza glutine e su Prozis ci sono un numero di quantità di gallette infinito, trovate migliaia, mille, oltre 9.000 gallette su Prozis e col codice sconto MERLUZ10 avrete il 10% di sconto su tutti i prodotti, quindi arriverete a 8.900 e qualcosa, MERLUZ10. Genndy Hiroshima e Golgo 13. Vado avanti con Genndy Hiroshima perché non ho letto nessuno dei due, ma Mamma mi uccide. Berserk e Jojo. Allora, parliamone, nel senso, a un certo punto io ho smesso di leggere Berserk perché da horror fantasy mi era passato a fantasy. Le maghette, i poteri, gli elementi, e mi aveva un po' stonato perché io leggevo Berserk per un altro motivo, per il dramma, per i traumi. Uno dei due non hai mai smesso di leggerlo? No, mai. Sai cosa non c'è in questo elenco? Non c'è Ushuetora. Se no, per me dava le paste a tutte. Pluto e Capitan Tsubasa. Holly, ti voglio bene. Pallone, il tuo migliore amico, ma vince Pluto. City Hunter e Vinland Saga. Vinland Saga. Death Note e Monster. Ah, questo è difficile. Beh, questo sì. Bella sfida. Sai cos'è però? Death Note è proprio un capolavoro moderno. Io, per me vince Death Note. Io mi vado a sentimenti. Doroedoro Full Metal Alchemist vince Full Metal Alchemist. Mi spiace, adoro Doroedoro. Lì stiamo parlando di un'altra cosa. Chi sei, cioè 20th Century Boys. Ricordo che 20th Century Boys mi ha rapito una notte intera per gli ultimi volumi e non riuscivo a dormire. One Piece e Shaman King. Ciao Shaman King. Ah, Black Jack e Bleach. Black Jack l'ho letto da ragazzino, ma ero molto piccolo quando ho letto Jack Black e molte cose mi hanno anche traumatizzato. Però Bleach a un certo punto fa veramente cacare. Io ero lì, mi ricordo, e dicevo, ma che cazzo sto leggendo? Blackjack. GTO e Nana, mi vince Onizuka, mi spiace. Ken e Lone Wolf and Cub. Oddio. Ciao. Oddio. Ciao. Questa come cazzo si fa? Da una parte abbiamo un capostipite della letteratura del manga. C'è il film di Lone Wolf and Cub, sbaglio. Più di uno. Sono almeno 3 o 4, mi pare. Cioè, Lone Wolf and Cub è quello che crea la storia del samurai che va in giro col figlio, no? Quindi è da lì che poi sono nati tutti questi, anche nell'epoca moderna. Prima ho menzionato Mandalorian, che è proprio palesemente ispirato a Lone Wolf and Cub. Beh, poetico, bello. Qui è cervello contro cuore, ho capito. Sì, però Ken... Devi seguire il cuore.
Però a quanti mi si parano dinanzi, io rispondo con la forza dei miei pugni. E poi scusami, c'è una scena dove Ken arriva in una città e questo stronzo di turno gli fa: come ti chiami? Ken lo guarda e fa: i morti non hanno memoria. Mamma mia! Cioè, dai. Quindi che cazzo mi chiede? Agi meno Hippo contro Manga Bomber, Agi meno Hippo. Rocky Joe e Dragon Ball. Come fai a... Questa è una roba da finale. Come ti viene in mente di mettermi... Che poi aspetta, qui mi segna Dragon Ball, non Dragon Ball Z, eh. Vabbè, il manga è uno, eh. Tu dici che va nel suo complesso. Se lo devo valutare nel complesso, cioè da Goku bambino che pesca fino a Majin Buu, perché è super. Il manga di Super già è meglio, oddio. Più o meno. Però cazzo. Di quale dei due faresti a meno? Cioè, nel senso, uno dei due non l'hai mai letto. Quale perderesti di più? Bella questa visione. Sicuramente se non avessi mai letto Dragon Ball avrei risparmiato una marea di soldi. Ma non ne avrei guadagnati. No, beh, anche se non avessi letto Zamasu ci sarebbe stato lo stesso. Ho doppiato tanta roba che non conosco. Porca troia. Bravo. Death Note e Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. One Piece e Vinland Saga. One Piece. Quando c'è One Piece non devo pensare. Pluto e l'attacco dei giganti. Vi confesso una cosa, che in questa sala nessuno sa probabilmente, ma a me il finale dell'attacco dei giganti non fa impazzire. Poi tieni presente che questo è il manga e non è l'anime. Non lo cambiano, finora non hanno cambiato una virgola. Come opera. Ah, quindi dici che è disegnata da un... Non lo volevo dire, però. No, vabbè, vince Pluto qui, mi spiace ragazzi. Cioè, poi nel complesso l'attacco dei giganti sì, a livello mentale, a livello di storia e di strutture è una roba geniale, però Pluto. Dragon Dai e Jojo. Resetta i dati di fabbrica per Maurizio. Torna al discorso di prima. Uno di due non l'hai mai letto. Con quale perdi di più? Boh, perdo tutto con entrambi. Vince Giorgio. Mi ha dato troppo. Ti ha dato più di Dai. Certo che si chiama Dai, ma non vuol dire. Gen di Hiroshima e GTO. Ciao Ambra. Mi spiace Ambra, però non l'ho letto. L'avessi letto, è colpa mia. GTO. Agi meno Hippo e Kenshiro. Agi meno Hippo molto caruccio, ma Ken è Ken. 20th Century Boys e Black Jack. Qui vince 20th Century Boys. Rocky Joe e Full Metal Alchemist. La struttura della storia di Full Metal Alchemist, ragazzi, impressionante. Devo rielaborarmi le vignette, le scene, le sensazioni, le emozioni. Ricordiamo che Rocky Joe, se non sbaglio, ha battuto Dragon Ball. Sì, vero. Mi è venuta in mente una scena che lo fa vincere per forza. A un certo punto, Carlos Rivera, grande rivale di Joe, rimasto, insomma, non funzionante molto cerebralmente, resta un po' così, insomma, per le botte in testa, va da Joe, no? Dopo un match lo va a festeggiare. Lui appena lo vede lo abbraccia, lo porta con sé nel camerino, si fa levare i guantoni. Solo che Carlos Rivera è tutto un po' non c'è la parola giusta per non fare... Un po' assente, no? E c'è questa scena di Rocky che si fa levare i guantoni per aiutarlo e non riesce ad abbottonare la camicia, anche lui comincia a non funzionare più tanto bene. E da lì vanno a giocare nella neve e Joe gioca con Carlos nella neve per non lasciarlo da solo, che era stato un suo grande rivale. E ti ricordi che aveva ridotto così Carlos Rivera? Certo, cosa lì è... José Mendoza. Vincerò che gioco. GTO e Pluto. È troppo bello, ragazzi. Pluto è troppo bello. Infatti ora si esce l'Andy. Se esce Pluto contro 20th Century Boys, ti vuoi? 20th Century Boys contro Kotono Ken. Sai che volevo farmi il tatuaggio dell'amico? L'occhio dell'amico. Ma non l'ho mai fatto, però. Ho tatuato le sette stelle di Okuto. Vince Ken. Ti voglio bene, Urasawa. E Ken è troppo importante per me. Cosa? Cosa c***o fai? Non posso neanche fare il ragionamento di prima. Ce li ho tatuati tutti e due. Però sai cos'è? Nel primo numero Dio Brando ha i capelli neri. Cazzo. Andiamo per difetti. Araki si dimentica le cose che scrive. La stella compare magicamente nella terza stagione. Comunque abbiamo la voglia a forma di stella. Tu cazzo stava fino. Jotaro è in carcere all'inizio della terza stagione. Ed è pieno di oggetti. Biciclette, radio. Ma poi Star Platinum non si può allontanare più di 2 metri e non può passare attraverso i muri. Dove cazzo è arrivata quella roba? Padre Pucci, a un certo punto c'ha il potere della muffa. Basta Stone Ocean, guarda. Beh, Stone Ocean proprio fa crollare tutto. E invece One Piece ha tirato fuori cose dopo 13-14 anni che quando tu te le sei andate a rileggere dicevi minchia, ma era One Piece. One Piece.
Piece. Con un po' di amarezza. One Piece e Pluto, One Piece. Così Pluto cade. Bam bam. Pluto cade così, è bellissimo, ma non. Cioè, non no. Momento critico. Pensa che sono tutte e due sul ring insieme, adesso si stanno affrontando. Che scontro c'è? Effettivamente, un po' impari. Una testa esploderà. Ha avuto un ictus, Maurizio. Ah no, ok. Presidente. Perché se non avessi letto Kenshiro non avrei speso veramente una barcata di soldi. Ma tanti. Tipo il Raul da 700 euro, così. È vero, prima per esempio ho raccontato la scena di Carlos Rivera, no? Cioè, già soltanto che c'è Yuza delle nuvole. E guarda che Yuza è devastante. Yuza è innamorato di Giulia. Scopre che Giulia è la sorellastra. Quindi dice, se ne va, non voglio imparare Nanto. Crea un suo stile di combattimento, quello libero, quello dell'aria, quello del vento, della nuvola. Shuren del vento, scusa. A un certo punto viene chiamato con la forza dal sesto guerriero di Nanto e lui non ci vuole andare perché gli frega un cazzo. Scopre che il sesto guerriero di Nanto è Giulia, la sua sorellastra, di cui lui era innamorato, la guarda, si inginocchia e gli dice farei qualunque cosa per te. Ti darò la mia vita, Giulia, quando e come vorrai, ormai non mi appartiene più. E ferma Raul, affronta Raul, che è 100 volte più forte di lui, lo mette comunque in difficoltà, ma prima gli incula il cavallo. Yuza è uno degli unici tre a cavalcare il re nero, Sì, ma stai divagando, chi vince? Ken. Okay. E adesso? Oh, e qui ti vogliamo. Questa cos'è, la finale? Sì. Te lo dice se è la finale? Sì, 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 c'è scritto ultimo round. È la ultimo finale. Ultimo round, finale. Ken, il guerriero e One Piece. Paolo, ormai dovresti saperlo. L'abbiamo scoperto in tanti altri video, tipo in quello del commuovermi, eccetera, eccetera. O anche in quelli della Disney. Qual è il valore che per me è più importante dell'amore? L'amicizia. Esatto, l'amicizia. Tu hai visto live action di One Piece? A un certo punto Nami legge a Zoro una storia. La storia di Nolan il Bugiardo. La saga di Nolan il Bugiardo, di One Piece, è probabilmente una delle cose più belle che io abbia mai letto sotto quell'elemento, l'elemento dell'amicizia. Quel tema. Il tema. E poi è pur vero che Ken, dopo l'isola dei demoni, è illeggibile. È bellissimo da vedere, il disegno è un quadro, però è a livello di storia illeggibile. E tuttora, io comunque leggo One Piece costantemente da 22 anni e non mi sono mai annoiato. Quindi signori, io vi posso dire che l'ultimo round lo vince One Piece. One Piece contro Ken. Poi c'è la finalissima One Piece contro il tuo amato Ushio e Tora. Ma non è uscito, non c'era Ushio e Tora. Se fosse One Piece contro Ushio e Tora, vince? Non si sa perché non c'era. Quindi ragazzi, il mio manga preferito secondo e anche secondo me, secondo insomma i risultati, è One Piece. Grazie mille di aver visto questo video. Ciao. Ma guarda un po' chi c'è. Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.